Bella ragazzi, qui è Ron, bentornati. Eccoci con questo nuovo video. Oggi ragazzi torniamo dopo un bel po' di tempo con il live a obiettivi su Ghost. Ormai sapete come funziona, ho visto anche comunque nell'ultimo episodio vi è piaciuto tantissimo e anch'io mi sono divertito un sacco a registrarlo, un po' meno a montarlo perché c'è un lavoraccio dietro, ma lasciamo perdere queste piccole cose. Oggi, come è successo nell'ultimo episodio, ho preso i vostri commenti. Tra l'altro nell'ultimo video avete fatto infiniti commenti, ne ho presi una trentina e poi li ho estratti a caso, cercando di prendere comunque quando estraevo qualcosa che si potesse fare contemporaneamente nella stessa partita. Quindi senza perdere troppo tempo, con l'aiuto della grafica andiamo a vedere cosa andremo a fare oggi. Allora, iniziando con i 4 obiettivi di gameplay, abbiamo da fare 10 kill con la K ma a colpo singolo e 5 kill con una pistolina a caso. Le altre due, che sono abbastanza particolari, una me l'avete chiesta in tantissimi, sono 3 kill con il coltellino da lancio e l'ultima è da prendere una granata, ascoltate bene, tirarla contro un muro, riprenderla al volo, rilanciarla e uccidere un nemico. Quindi quella probabilmente è quella che mi farà smadonnare di più in questo episodio. Poi i due obiettivi di fine partita sono di arrivare tra i primi due del mio team, quindi o primo o secondo, e finire con almeno 10 di distacco tra le uccisioni e le morti. Quindi almeno fare 10 uccisioni più delle volte che sono morto. Come sempre il settimo obiettivo è vincere la partita, anche se lì dipenderà non tantissimo da me, ma speriamo che sia una squadra fatta bene. Come sempre 5 su 7 sarebbe un buon punteggio. Se riusciamo a fare tutte e 7, apriti cielo, ci è andata bene anche questa volta. Vi lascio la partita subito per non togliervi altro tempo. Ci vediamo tra pochissimo ragazzi, bella. Eccoci qui ragazzi, siamo in partita, siamo su War Oak, che è tanto che non vi porto comunque, come, non capita come mappa. E bene, io sono pronto, non so come andrà a finire, come sempre i calcoli li faccio dopo, spero di... A metà partita probabilmente inizieranno a incrociarsi i neuroni nel cervello che non terrò a mente più nulla. Però quale classe dovrei averle quasi tutte già sistemate per riuscire a fare il tutto quanto, ma... Iniziamo con le 10 kill con la K silenziata, nel secondaria c'ho la pistolina che devo fare 5 kill, c'ho anche il coltellino per le 3 con il coltellino. Quindi se riuscissi a portare queste 3 a casa così in breve tempo, poi dovremmo riuscire a fare tante belle cose, cioè dedicarci con... Io ho la granata che deve rimbalzare contro un muro che mi sta facendo venire l'angoscia. E t'ho visto che sei lì sopra e ne hai visto anche te che sono qua giù, quello ho fatto. Ok, una prova l'abbiamo fatta. Allora, adesso. Quello è un nemico? Oddio. Dai, vieni fuori, tira fuori la testina. Tre ne ho tirati giù? Erano in due lì sopra, ottimo. Ottimo così. Allora, uno... non c'è nessuno, tiriamo. Pistolina. Pistolina power. No, in quanti erano, quanti erano. Va bene, abbiamo anche un bobbino che ci dà una mano. Si sa mai, una con la pistolina l'abbiamo fatta. Preso questo. Occhio B, che se ci fottono B... Anzi, prendiamola noi che almeno poi non ce la tolgono più, perché una volta che pigliano B siamo nella cacca. Allora, io farei un giro da dietro qua. Farei un bel giretto da dietro. Guardati quello. No, me l'hanno ucciso, merda. Dove stanno i nemici? Fratelli? Ah, sono qua sopra. Sono qua sopra, sono anche sono rinati. Mannaggia. Dai. Dai, dai, che è appena iniziata, raga. Abbiamo tempo per gestirci al meglio le cose. Potevo tirargli un coltellino che era fermo, stupido. Stupido. Due. Dai, 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 dentro di qua. Ma qua ci sarà qualcuno sopra. Messo in qualche modo. Che vuole un bel coltellino addosso. Eccolo qua. Va bene, va bene. Lasciaglielo prendere, ci aiuto. Ok, ho perso il conto raga, ho perso ufficialmente il conto di... Ok, 11,
Ah, potremmo averle quasi già fatte le 10 qua, però le faccio un paio in più di sicurezza. Ne faccio sempre un paio in più di sicurezza perché durante i commentari non mi ricordo quanto sono. Ehi. Perdiamo B. Abbiamo perso B. Sì, secondo col coltellino l'abbiamo preso. Sì, così. Ottimo. Allora, adesso. Uno lo prendiamo. Lì c'è qualcuno. Ah, sì, c'era qualcuno. Troppo tardi però quando l'ho visto. Dai, dai, raga. Avanziamo. Dovremmo averle fatte quelle con la K, eh. Poi adesso sistemiamo un attimo. Intanto Bobbino diventa malvagio. Ah, stordito questo. Stordito questo che però adesso arriverà qua a dare fastidio. E lo prendiamo. Non... Oh, per fortuna che era quello che ha messo l'esplosivo artigianale. Mi stava esplodendo anche l'esplosivo artigianale. Ok, l'ho visto che là. L'ho visto che là e scappiamo. Scappiamo. Raga, pigliamo una bandia. Abbiamo ancora tutto il tempo. Ci mancano, se non sbaglio, 3 kill con la pistolina. Ah! Mi ha ucciso Bobby? Come ti permetti, pezzo di merda? Allora, 3 con la pistolina. E una con il coltellino, se non sbaglio i calcoli. Se non sbaglio i calcoli, dovrei... Dovrebbe essere così. No, che... qua, beh, ragazzi, non sono abituato a sparare a colpo singolo, mi vola via il joystick. Raga, buttiamoci su B, però. Cioè, ve lo dico per il bene del mio live. Io adesso devo pensare a fare un paio di kill ancora prima. Satcom attivato. Satcom nemico localizzato. Go, ragazzi. Ok, un altro l'abbiamo fatta. Bobby, non mi fiuti qualcuno qua in zona. Questo è un nemico. Toh! E l'abbiamo fatta anche con quel cosetto qua. Aia. Ne mancano due con la pistolina, raga. E dobbiamo prendere B. Bravi. Prendi B. Prendi B. No, non ho la granata. Dai, te lo sto distraendo. Te lo sto distraendo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sì, sì, dai, ancora buona, raga. È ancora buona così. Ne facciamo il giro, dobbiamo farne ancora una. No, l'ho super ferito. Era super ferito. Noi non molliamo. Dai, Dio! Sta pistolina di merda. Ricordatevi che ricordiamoci che devo fare anche le kill con sta bellissima... Cioè, devo fare le kill per mantenere il distacco di 10 dalle uccisioni alle morti, eh. Non ci credo. Sì, preso, stronzo. No, il C4 tutte... Dai, sei un pezzo di merda. Ma come fai ad andare in giro con sta roba? Tra l'altro ne sto vedendo infiniti in questo periodo. Con sti magheggi. Ah! Raga. Raga. Buono, uno sta tirando giù il mondo. Manca una con la pistolina che adesso andiamo a fare. Ve lo giuro. Una. Aia. Ho sbagliato io. Ah, è morto. Dovremmo aver sistemato tutto con le pistoline, raga. No, non perdiamo Charlie, fate i bravi. Dovremmo aver finito, raga. Adesso appena moriamo cambiamo la classe e mo con la bomba voglio vedervi. Anche perché ogni volta che finisco le due granate devo... Stanno prendendo? Ok. Devo rimorire e devo mantenere comunque il distacco. Quindi non è così facile. Poi comunque, ragazzi, mi è venuta in mente una cosa. Se non dovessi riuscire a fare uno o due obiettivi, calcolando che vaffanculo, che i 5 dovremmo riuscire a mantenerli di media, quantomeno per video, potrò... Oddio. Porterò gli obiettivi che non riesco a fare in questo video nel prossimo episodio. Quindi sarebbe figo riuscire comunque a portare avanti i vecchi obiettivi in quelli dopo. Ma avete rotto il cazzo. Adesso merda, non ho fatto in tempo.
questa. Alla prossima. Alla prossima me la cambiano. Dai. Siamo quasi verso la fine. Se riusciamo a fare quello della granata, ragazzi, esplodo e urlo. Aia. Uno qua. Quello è lì sopra. Eh no, niente. Si sta nascondendo per bene questo qua. Merda, va. Dai, ma come cazzo. Ok. Ok, dobbiamo fare almeno due kill. Questa roba della granata è angosciante comunque. No, no, il Trinity. Occhio, occhio, occhio che arriva. Dai, raga, mancano 50 punti di dominio. Muoviamoci bene di qua, non facciamo errori. Satcom attivato. Ha sotto controllo. Qua ci sono un po' di muri per far rimbalzare la granata. Ce ne sono un po' di muri per far rimbalzare una granata. Allora, silenzio. Una lì sopra. Raga, ce la facciamo così forse. Sì! L'abbiamo preso! Oddio! Ce l'abbiamo fatta! Di rimbalzo sul muro! No! Dobbiamo riuscire a... Devo fare una kill, raga. Devo mantenere a 10 il distacco di uccisioni e morti. E devo arrivare nei primi due. Primi due ci siamo quasi in questo momento. Fatemi fare una kill. Ah! Fatemi fare una kill. Non devo morire. Mo' è tutto questione di fare kill, raga. Abbiamo fatto un'impresa. No! Non mi uccidere! Allora, momento. Non ci siamo capiti. Non devo morire, raga. Devo fare due o tre kill di fila e non devo morire. Merda. Merda! Merda! Vabbè, raga. L'importante è aver fatto quella della granata che è epica. Vaffanculo, sto morendo come un pirla infinite volte. Non c'è una classe più figa. Cioè, 18. Devo fare 4 kill. Una. No, non fate tripla cattura, ragazzi. Se no è dura con la tripla cattura. Fa anche rima. Due. Sì, 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 arrivo io su Charlie, non ti preoccupare. Abbiamo perso C. 3, 4. Oddio. Non morire, non morire, Ronino, non morire, ti prego. Aia, sono nel punto sbagliato. Non morire, questo è salito sopra. Andiamo, Charlie. Non morire. Potrebbe arrivare da dietro. Non morire. Sì! Oddio, forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non lo so. Non lo so, signori. 28-18, abbiamo giusto 10 di distacco. Siamo nei primi due. La granata di rimbalzo l'abbiamo fatta. Le tre col coltellino. Forse sì. Non mi ricordo. Non mi ricordo, mi sa che l'ho dimenticate. L'ho dimenticate quelle col coltellino. O forse ce l'abbiamo fatta, non lo so. Ho dimenticato tutto, ragazzi. Come è stato a pagare una scritta, se un pirla ce l'hai fatta o no, non ce l'hai fatta. E quelli che non ce la farò li porterò avanti nel prossimo episodio. Comunque un 5 o 6 su 7 dovremmo essere riusciti a farli. Poi la grafica e quando monterò il video in seguito dovrebbe farvi vedere tutto quanto. Comunque voi avete visto tutto quanto già montato. È stata angoscia per me, a prescindere da come sia andata. Dovrebbe essere andata comunque abbastanza bene. Non so se le abbiamo fatte tutte 7 o meno, ma comunque deve essere stata abbastanza lottata e combattuta come partita. Spero che vi siate divertiti. Adesso ci sono ancora tante idee da qua al futuro. Con Call of Duty mi sto appassionando molto anche ultimamente. Chi ha visto la pagina di Facebook, chi segue la pagina di Facebook, ha visto che ho seguito molto anche il torneo italiano. E mi è venuto un po' di voglia di giocare un po' di più rispetto a quella che avevo ultimamente. Quindi ho già un paio di idee carine. E poi sempre questo live obiettivi che porteremo avanti con il tempo. Oltre a tutto il resto che pian pianino arriverà. E sono delle cose veramente molto belle. Io vi ringrazio per aver visto il video, ragazzi. Spero che siate divertiti. Sarebbe bello che comunque arrivassimo anche in questo video 10.000 mi piace. Anche perché c'è un bel lavoretto dietro di montaggio e tutto quanto. Ma comunque spero che siate divertiti. Ci vediamo presto col prossimo video, ragazzi. Qui la Ron, bella.